Guattai a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questo nuovissimo Q&A. Nella live di ieri sera avevo detto che probabilmente oggi avrei portato un gameplay su Finding Paradise, però ragazzi non mi ha dato proprio il tempo materiale questa mattina per registrare un gameplay, per cui eccomi qua per registrare un Q&A, che di solito era un appuntamento del sabato, per cui siamo a posto lo stesso. Volevo ragazzi dirvi una cosetta riguardo certe domande che mi avete lasciato sotto lo scorso Q&A, che mi hanno fatto praticamente capire che alcuni di voi non guardano il video, o perlomeno magari non lo guardano tutto, perché mi sono state fatte domande ragazzi che erano presenti proprio nello scorso Q&A, per cui ovviamente a quelle domande non risponderò perché ho già risposto, poi tra l'altro così recentemente, e quindi andiamo a leggere le domande. Crazy, che saluto, mi dice: ciao stupenda, ecco per te le mie domande. 1. Porteresti mai sul canale una serie su un gioco retro o comunque non vecchissimo, tipo periodo di Spyro, Crash eccetera? Mi piacerebbe molto ragazzi, però sinceramente non so se il mio pubblico è il tipo di pubblico a cui piace vedere retro gaming, quindi questo magari dovreste dirmelo voi. 2. Saluti Rodrigo per me, le sue comparsate nei tuoi video live sono mitiche come nel video che sto commentando. Sei grande Rodri e siete una coppia stupenda, vogliamo la live del vostro matrimonio sul canale. Secondo me sarà divertente e emozionante allo stesso tempo. Vi adoro, scusa per il mega commento, ma stai assolutamente tranquillo. Ovviamente ti saluterò Rodrigo, ogni volta ragazzi che mi chiedete di salutarlo ve lo saluto ovviamente, quindi grazie veramente. Francesca Camio mi chiede: ciao Gio, che avrei una domanda da farti. Porterei The Walking Dead e New Frontier? Sei mitica, un bacio. Grazie mille, un bacio anche a te. Non credo che lo porterò sul canale perché l'ho già giocato per conto mio, quindi giocare giochi ragazzi di quella intensità emotiva una seconda volta è... non è la stessa cosa, nel senso che comunque le mie... è vero che non è che mi ricordo chissà che cosa, visto che l'ho giocato un po' di tempo fa, però le mie reazioni non sarebbero comunque naturali, comunque non sarebbero come le reazioni che uno ha quando gioca per la prima volta un gioco del genere. Ecco qua che arriva Vicedivo con le sue solite 3 domande e mi dice: cosa pensi della community italiana? Non è che ne penso granché, comunque sicuramente c'è del marcio come c'è del marcio in qualsiasi cosa che riguardi gli esseri umani. Si sono creati sicuramente gruppetti, comunque se non fai parte di gruppetti ragazzi non ti si caga nessuno, c'è stato dell'hating, c'è sempre odio, odio di qua, odio di là, gente che odia chi sparge odio, insomma un po' una schifezza sinceramente. 2. Se venissi riconosciuta dal vivo come reagiresti? Sicuramente rimarrei molto sorpresa, perché ovviamente non avendo ancora tutto questo seguito e comunque vivendo anche qua in Spagna non è che mi è mai capitata una cosa del genere, quindi insomma sicuramente mi lascerebbe molto sorpresa la cosa. 3. Hai intenzione di collaborare con altri youtubers? Ci sto pensando, anche perché ho un paio di youtubers cari che conosco, che comunque sono molto molto gentili, con i quali mi piacerebbe fare qualche collaborazione, per cui sicuramente ci penserò. Drew Isan Ho, credo, spero di averlo letto bene, dice: ciao Giocherina, innanzitutto video carinissimo, complimenti, grazie mille. E mi chiede, la mia domanda è: fumi? Se sì, elettronica o classica? Continua così. Ovviamente mi ha scritto anche un altro pezzo di commento, ragazzi, ma ho abbastanza fretta perché tra l'altro ho la macchinetta che si sta per scaricare, quindi vi chiedo scusa. Fumo? No, ho fumato per un periodo della mia vita la sigaretta classica, però giusto per sfizio. Non sono diventata dipendente dal fumo per fortuna e non l'ho mai visto come una dipendenza, quindi cioè ho smesso di fumare tranquillamente, non è che per me è stato un trauma, anzi vi ripeto, fumavo soltanto per il gusto di farlo. E con Rodrigo abbiamo comprato un pochettino di tempo fa la sigaretta elettronica perché lui fuma e voleva provare a smettere di fumare ma non ce l'ha fatta, per cui visto che avevamo comprato anche le fialette, vari gusti eccetera, ogni tanto me la fumo io la sigaretta elettronica. Hortensia Guarini mi chiede se ho mai guardato Grey's Anatomy, se ho mai guardato la serie di The Exorcist. Non ho guardato nessuna delle due serie, mi dispiace. Christian Cerda mi fa: un giorno ti svegli e la tua vita si è completamente resettata, sei da sola, rifaresti tutto quello che hai fatto fino ad ora o ripartiresti da capo? Penso che comunque magari se dovessi avere coscienza di quello che è stata la mia vita prima di quel momento di reset, diciamo, non so se rifarei tutto proprio come ho fatto, nel senso che magari qualche errore vorrei evitare di farlo, però è così che è andata la mia vita, quindi cambiarla non so fino a che punto potrebbe essere utile, visto che comunque tutto quello che ho fatto nella mia vita mi ha portato a quello che è adesso, quindi a certe situazioni che comunque mi fanno stare bene eccetera eccetera, quindi mi piacerebbe forse rimediare a qualche errore, ma in fin dei conti anche gli errori mi hanno portato a quello che sono adesso e alla situazione in cui sono adesso, quindi magari no, non cambierei.
direi. Sasuke Daiba dice: ciao mitica giocherina, ti ho scoperto da poco e ti ho trovata subito simpatica e mitica, appunto. Continua sempre così, solo una cosa da dirti: io ti preferisco senza trucco, sei molto più bella. Grazie. Una sola domanda, ma quanto sei alta? Per me da quello che è vero sei 1,79 m. Ciao mitica, grazie mille. Mi piacerebbe tanto essere 1,79 m, perché uno dei sogni della mia vita è essere appunto un pochettino più alta. Per fortuna non sono così bassa, visto che sono alta tipo 1,69 m, quindi praticamente alta quasi 1,70 m, però mi piacerebbe avere qualche centimetro in più. Federico Maldera mi lascia 3 domande, ma ne leggo soltanto una, e mi fa: cosa faresti se arrivassi a 1 milione di iscritti? Non farei niente, sicuramente fare un video speciale, però a parte questo, e sarei la persona più felice del mondo, e comunque continuare a fare quello che ho sempre fatto fino ad ora, quindi essere me stessa e portare i video esattamente come li ho portati fino ad ora. Ok ragazzi, direi di aver letto tutte le domande abbastanza nuove tra virgolette, quindi domande a cui magari fino ad ora non ho mai risposto. Per cui che dire ragazzi, mi raccomando, lasciate tante nuove domande qua sotto, lasciate un bel pollice in su a questo video. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e a te e a tutti, ciurma da giochierina, ciao! Vi ricordo ragazzi che trovate in descrizione tutti i link dei miei social, il link per fare delle donazioni e il sito digital24.it dove potete avere il 5% di sconto sugli acquisti grazie al mio codice.